Έχει πολύ καιρό άρθε, ώρα ετήσιν εστες όντε, σε μια θάλασσα αμέτρηστη, μα η μέρα έβαλα τα ρούχα του λυσέ και για εινά σκυμπή τη μουϊκά. Ακούα τεσέρε να βελά μέσα σε φάτρε σε βαθύ, σε βαθύ. Έτσι κατάς δίκες έτσι άρετε η σώνα να τελειώ. Το τσερό περπάτημα τη ζωή μου και σήμερα μένω μαύρη, μαύρη με την καρδιά γεωμάτη ατσελπή. Κάνουν τον ήλιο και τραγουδάω τίντι η μανάσταση η ζωπία σόνι σόνι να μένει άρατε αζιπλόβητο μέσα σε φάτε τη σύντακα το παπούρι με αμένει για να σώνα τούτη φορά δε κολώνε το εύκολε τούτη colonne più era colè.
Buonasera a tutti e benvenuti qui al Centro Studi Documentazione Marchio Verri, di cui veramente ci onoriamo, credo che si onori l'intero paese di Nuova Marina e l'intera area adriatica. Noi oggi ripartiamo un pochettino con le attività culturali e credo che riparteremo un pochettino alla grande. Poi io chiaramente cederò la parola agli ospiti, diciamo così, istituzionali, e poi magari io, ecco, la riprenderò un attimino solo per introdurre, ecco, i lavori, diciamo così, che saranno in qualche modo, ecco, portati avanti sicuramente alla grande dall'illustre nostro ospite, il professore Daniele Castrizzo. Per cui inizialmente io direi di cedere la parola al dottore Malara, all'assessore Malara, che porterà i saluti da parte del comune, e poi faremo intervenire un attimo il consigliere provinciale Pierpaolo Zalettieri, e poi a Francesca Martino in rappresentanza, che è responsabile della comunicazione dell'associazione culturale Acquedere. Poi un attimino riprenderò la parola io, farò una breve introduzione e cederò infine la parola a Rosalia, alla giornalista nostra sempre socia, giornalista appunto Rosalia Francesca Salvatore, che appunto farà anche lei darà un breve profilo del professore Castrizzo e nello stesso tempo aprirà anche il dibattito. Quindi cedo la parola al dottore Malara per i saluti. Sì, buonasera a tutti, un saluto a tutti i presenti, un grazie all'associazione Archeoderi. Io sono qui per salutare a nome dell'amministrazione comunale, a nome del sindaco Crupi, che credo tra poco anche arriverà. E un saluto per ribadire l'impegno dell'amministrazione comunale verso un'idea di sviluppo del territorio che passa sicuramente dalla promozione della cultura, dalla valorizzazione della cultura, una cultura che deve esprimersi secondo me su due valori importanti che noi abbiamo identificato in Franco Tuscano, nel dottore Tuscano, quando abbiamo conferito l'incarico di responsabile del centro documentazione. I due valori sono il sapere e la passione, il sapere e l'amore verso la propria terra, verso il proprio territorio. Però perché la cultura non sia sterile, a mio avviso, perché la cultura abbia un ampio respiro, guardi verso un orizzonte lontano, deve orientarsi verso un'utilità sociale. Io credo che questo si può applicare in tutti i campi, in tutti i settori in cui si esercita un'attività all'interno di una comunità. Dicevo, un'utilità sociale che deve orientarsi verso un obiettivo che dia un risultato socializzante. E in questo modo la cultura si esprime nel suo modo migliore. Io termino, sono stato brevissimo, leggendo un pensiero di uno scrittore e antropologo, Alberto Salza, il quale proprio definendo la cultura ci dice che la cultura è il poter raccontare ciò che si è vissuto. La cultura è ciò che si conosce, la cultura soprattutto è ciò che si comunica. Grazie. Adesso chiederei la parola al consigliere provinciale Pierpaolo Zalettieri, che è una constatazione, non è un complimento, è sempre presentissimo in ogni occasione, in ogni evento culturale non che riguardi il territorio, quindi lo ringrazio. Grazie a Franco, grazie agli organizzatori, e la mia presenza è sempre utile perché uno di un 90 non si trova in un momento per cui per orientare i parenti, insomma, ognuno ha la sua
possibilità, insomma, ecco, in questo senso colgo l'invito, non essendo appunto né un agronomo né uno storico, perché la radice può essere colta sotto questi due aspetti, per cui non posso dare un contributo che non sia quello semmai di ascoltare e poi diciamo portare in giro le nozioni che riesco a cogliere da voi, quindi diciamo nel senso della rappresentanza istituzionale e della divulgazione, una mia, diciamo, una mia utilità ce l'ho anche in questo senso, cercherò di, così come ho fatto nel corso di questi 5 anni, ma anche prima di fare l'amministratore provinciale, cercare di trattenere qualche informazione utile al fine di diciamo, l'antica radice e di portarla in là nel tempo anche per le generazioni che ci seguono. Io ho 2 figli per cui cerco di dare loro, anche se li vedo poco, degli insegnamenti, per cui ascoltare stasera sarà la mia veste principale. Certamente sono stato invitato in qualità di consigliere provinciale, siamo alla fine della legislatura, questo ci verrà proiettato verso un altro ente e vediamo cosa si potrà fare anche sotto il profilo culturale. Molto dovrebbe essere, speriamo non, di non rimanere delusi. Dico molto perché una città metropolitana che oggi non ha le caratteristiche morfologiche, non ha le caratteristiche soprattutto del collegamento, dei collegamenti, della logistica infrastrutturale, chiaramente con la valorizzazione degli aspetti culturali può superare in qualche modo queste difficoltà che è chiaro devono poi essere affrontate anche sotto il profilo infrastrutturale. Circa 9.000 anni di cultura si sono stratificati su questo, proprio più in generale sulla Bovesia, quindi l'area grecanica che poi è stata nel corso del tempo anche come dire, da amministratori provinciali precedenti al mio mandato è stata individuata in un'area più ampia perché si è studiato, si è valutato che appunto la stratificazione culturale ha riguardato anche non solo questo centro, quello della poesia, ma si è allargato un po' più in là verso, diciamo, la città di Reggio e anche dal lato ionico, dal versante ionico. Per cui quello su cui oggi ci impegniamo di più, fatta eccezione di una cosa eccezionale che ci ritroviamo, che è la struttura della sinagoga e tutto quello che circonda questa struttura, è anche su una cultura minoritaria che l'amico Franco Toscano si impegna, per la quale l'amico Franco Toscano si impegna quotidianamente, così come altri, purtroppo non molti, a portare avanti. Noi siamo stati impegnati come amministrazione, ma come cittadini anche su questo versante. Molti obiettivi sono stati centrati, moltissimi sono stati trascurati o non, diciamo, in modo adeguato affrontati. Io ovviamente ho le mie responsabilità, ma non ho avuto deleghe particolari in tal senso, quindi questo, come dire, mi pone intanto con la massima umiltà ad affrontare ogni volta, dopo 5 anni, ogni volta ad ogni convegno, con la massima umiltà ad apprendere e a comprendere cose nuove, nello stesso tempo diciamo l'autocritica che faccio, la critica che rivolgo ad altri, purtroppo non riesce a sanare ciò che invece non è stato fatto. La Regione Calabria e la provincia, con le deleghe specifiche della cultura e delle minoranze linguistiche, avrebbero dovuto affrontare in modo diverso. Abbiamo anche di recente inaugurato molte strutture legate a un PISL, il progetto integrato di sviluppo locale, che porta un titolo che molto modestamente ho voluto dare io perché coordinavamo come provincia il progetto, che è Inizio di Scultura Greca, e il titolo appunto parla ancora questa volta di radici, voglio dire, così come l'ha fatto il Paleariza, che è un festival che ormai marcatore rare, insomma, è riconosciuto anche in Italia e anche all'estero. Anche questo PISL ha puntato il massimo dei riflettori e della luce alle radici della cultura, per portarle avanti, non con la bandiera della minoranza, ma proprio per promuovere la cultura che è dei nostri padri, dei nostri nonni, eccetera.
la parte dei servizi di questo strumento economico della Comunità Europea purtroppo è stata, devo dire, ahimè, gestita male, nel senso che le strutture sono importanti, una è importantissima, è stata inaugurata a Bova Marina, che promuove la cultura dell'arte minoritaria in questo caso, ma può essere utilizzata anche per altre iniziative. I servizi erano quella parte del progetto integrato che doveva mettere in rete tutte le infrastrutture e tutte le idee che, appunto, se il progetto integrato si chiama, doveva. Questo purtroppo, per inseguire i tempi della burocrazia e per non avere una visione lungimirante da parte di alcuni, non è stato realizzato e credo che non si possa realizzare più se non con nuovi strumenti finanziari affrontati da amministratori, diciamo, utilizzati, affrontati e gestiti da amministratori lungimiranti. E questo è l'auspicio che faccio, al di là dell'aspetto culturale, squisitamente culturale che affronteremo stasera e che dovrà essere inevitabilmente calato in quelle realtà per poter essere portato e fruito ai più. Vi ringrazio e starò qui. Adesso diamo la parola a Francesca Martino, che è la responsabile della comunicazione dell'Associazione Culturale Carpione. Innanzitutto benvenuti a tutti. Oggi è una giornata molto particolare, speciale, perché il Centro Studi di Documentazione Arcadei ospita uno studioso molto importante, Daniele Castrizio. Faremo un full immersion di quelle che sono le radici del nostro territorio, dando anche un'ampia valutazione e analisi di studio di quelle che sono appunto le tematiche inerenti alle tradizioni e poi alle nostre appunto radici. Io appunto sono Francesca Martino, responsabile della comunicazione del gruppo Arcoedei, però tengo a precisare che ognuno di noi, ogni socio è un componente particolare che è fondamentale. Ecco. L'associazione Arcoedei è nata da poco, ma il nostro viaggio è iniziato già da circa un anno, tante sono state le iniziative, gli eventi che abbiamo organizzato con tanto zelo e impegno. Ricordiamo l'estate 2015 proseguita nell'inverno e adesso ci ritroviamo qui con questo importante convegno. Faccio un caloroso benvenuto a tutti, dal mondo istituzionale a quello associativo, agli appassionati della cultura che sono qui presenti e hanno scelto di stare con noi ad ascoltare il nostro Castrizio, e un ringraziamento particolare al professore Toscano per la fiducia che mi ha sempre dato, quindi farei anche un applauso al professore e a tutti i miei compagni di viaggio da Donatella Galizia, la nostra tesoriera, a Stefania Romeo, a Sebastiano, Massimiliano, Nunzio, Rosalia e mi scuso se non ricordo qualche nome. Passo la parola al professore, grazie. Sì, adesso ci sono una brevissima, vi prometto, brevissima introduzione. Qualcuno di Cronos Arte, se vuole fare un saluto, se no non è che siete, non so, Lorenzo, Feridano oppure Maria Veloce, volete fare un salutino, e accomodatevi pure, perché colgo l'occasione per ringraziare gli artisti di Cronos Arte, che sicuramente io credo che questa sala sia oggettivamente suggestiva, almeno per me lo è, ma credo che lo sia oggettivamente, ma i loro quadri, perché loro sono dei veri artisti, veramente abbelliscono e di molto questa sala, quindi un grazie a loro che ci danno questa possibilità di rendere un prodotto, diciamo, ancora più bello, più affascinante. E prego, Lorenza vuole fare un saltino, prego. Quindi vi ringraziamo di cuore, veramente. Promesso, insomma, la vostra presenza.
Sicuramente questo è l'indice della passione, è veramente quel meraglis, quel desiderio profondo che si sente dentro, che spinge le persone a non accontentarsi di ciò che si vede in superficie, ma che spinge proprio a scendere giù, a succhiare la radice, ecco, cercando quello che è più mistico, quello che è più nascosto in tutte le cose, nella cultura, anche nell'arte. Noi speriamo che voi possiate vedere anche la nostra parte buona dell'etnonia, che è quello che noi vogliamo cercare di esprimere, proprio questo, in una data maniera. Quindi vi ringrazio, no? Allora, credo, no, abbiamo fatto una scaletta vera e propria, ma prima di cedere la parola a Rosalia che presenterà questo incontro, io mi corre l'obbligo addirittura, oserei dire, morale nei confronti del mio carissimo amico Daniele Castrizio per fare una bellissima introduzione, massimo 5 minuti. Niente, noi oggi parleremo di un argomento che io reputo bellissimo, affascinantissimo, e credo che sarà pure molto coinvolgente, non solo perché lo è già di per sé, ma perché il relatore sarà il nostro ospite di eccezione, il professore Daniele Castrizio. Io credo che non è un caso che noi abbiamo voluto precisare nel titolo le radici di Rizzo, cioè un motivo validissimo che vi spiego subito, molti di voi lo intuiranno. Cioè, Iriz è in greco di Calabria, che è poi l'equivalente del greco, Rizes, Rizes siamo lì. Quindi perché greco di Calabria? Perché greco di Calabria, cari amici, molti di voi lo sapranno, è la lingua che, cioè, è la lingua madre, è la lingua dei padri, così, ed è la lingua madre, madre popul, degli andropoli, la lingua madre delle popolazioni di questo territorio. Addirittura lo è stata fino agli anni 50-60 per le popolazioni di Rovuti e di Codice No, e fino all'inizio del Novecento per i Bovesi che abitavano le campagne. Quindi non è, cioè diciamo il greco di Calabria gioca in casa in questi territori, d'accordo, se vogliamo usare un termine calcistico. Quindi radici e questa grecità, questo filo rouge di grecità, questo filo sottile ma lunghissimo, diciamo pure ininterrotto, ci accompagna fin dalla memoria storica più antica. Qual è la memoria storica più antica? È la leggenda, è il mito. Il mito non è che sia una cosa del tutto astratta, cari amici, non è astrazione così, dice ma parliamo del mito, che parliamo? Cioè il mito non è che nasce, perché a un certo punto vengono fuori delle notizie, e quello che vi dirò è raccontato dagli storici. Non è che il mito nasce così perché qualcuno dice ma io invento questo personaggio, no, sono gli storici in qualche maniera che dicono qualcosa in merito a quello che poi viene definito mito. Sicuramente queste poche parole che io dirò, purtroppo bisogna dire, bisogna constatare con poi una punta di amarezza, ma noi non ci stracciamo le vesti, che non trovano sicuramente dimora, non trovano spazio, quindi questa storia, queste radici nostre, quelle vere, non trovano spazio né nella storiografia ufficiale, né tantomeno nella manualistica scolastica tradizionale, che da sempre sottostimano, se non addirittura mistificano la nostra terra. Quella che io ho definito nel mio libricino molto modesto, che vi invito a leggere, comunque vi faccio un po' di pubblicità, ma non è questo, ma non è per questo motivo chiaramente, e dove io ho detto che mistificano la nobile terra della Calocagardia. Questo Calocagardia io poi tornerò a spiegare per questa parola a chi non la conoscesse, e quindi sono tematiche che però sono delle tematiche che in qualche maniera stimoleranno il confronto, e che poi sarà il dibattito sarà poi curato, come vi dicevo, dalla nostra amica Rosalia. E a proposito di radici, allora vi dico una cosa, io penso che lo sappiamo un po' tutti, ma io la voglio ribadire, repetita iuvant, la terra che noi calpestiamo, attenzione, non in senso lato, ma la terra che vuol dire l'Italia, la Calabria, no, è questa, fisicamente questa terra, va bene, di Bova Marina, di San Pasquale, che può essere la terra di Reggio, che può essere quella di Merito o quella di Dove, comunque, per intenderci, l'estrema punta della Calabria,
patria, e la terra che ha dato il nome all'Italia, dato che viene un po' da ridere, dice, ma voi non siete in Italia. Beh, forse ora non lo siamo più, ma di sicuramente è questa la terra che ha dato il nome all'Italia. Va bene, questo senza tema di essere smentito, vi dico pure perché. Perché ci sono due, come dire, indipendentemente dal fatto che si dia credito alla famoso mito del re Enotrio Italo, o invece a quello di Eracle, l'Ercole dei Romani, l'Ercole dei Romani, scusate, mi scrive al telefono ma non posso rispondere, l'Ercole dei Romani. Allora, tutti gli storici dell'antichità, non vi racconto, d'accordo, non vi narro i miti perché sennò mi dilungherei troppo, comunque, dai noti, sapete, insomma, 17 generazioni prima della guerra di Troia, quindi saremo al 17 secolo avanti Cristo, questi noti che arrivano qua, benissimo. Ma gli Enotri, quindi il re Italo che dà il nome all'Italia, era un re Enotrio, quindi diciamo di stirpe Enotria. E quindi siamo addirittura gli Enotri che arrivano, il Caone, che i due figli, Ocezio, eccetera, e arrivano gli Enotri, quindi occupano questo territorio anche loro, e quindi siamo addirittura, ma però provengono, attenzione, dall'Arcadia, che era una regione della Grecia. Se invece noi teniamo, facciamo fede al mito di Eracle, siamo sempre là, e quindi se mi dico, diciamo greco per così dire, sempre tra virgolette, che arriva qua, insomma, la storia di sottrae i buoi a Gerione, il nostro Gerione, e poi smarrisce uno di questi vitelli e lo rincorre a nuoto sullo stretto, eccetera, da qui, e quindi la terra dei vitelli, quindi Vitalia, Italia e Italia. Quindi, no, vi dico questo per una semplice ragione, che tutto questo addirittura quindi non trova spazio nei libri, diciamo così, in generale, nella manualistica scolastica, ed è un peccato in qualche modo, perché d'accordo che siamo riseriti al mito, d'accordo? Però non perché, ma è un mito che ci riguarda e quindi non trova spazio, come succede spesso così. Benissimo, qualcuno dice, sì, però un attimo, guarda, stai parlando del mito, parla di cose un pochettino più concrete. Benissimo, veniamo alla nostra storia, perché quando comincia la storia, punto interrogativo, comincia schematicamente nell'ottavo secolo avanti Cristo. Nel nono secolo siamo nella protostoria, se vogliamo estremizzare, se vogliamo schematizzare, e la storia in questo territorio, in senso esteso, possiamo indicare l'intera Calabria, in questo caso l'intero meridione, ma siccome ci interessano le radici di questo territorio, la storia con chi comincia? Con la presenza greca. Quindi è la famosa base delle colonizzazioni. Quindi i greci arrivano, si fondono in qualche modo, non so se è il termine corretto, con le popolazioni locali, con questi famosi Enotri, Siculi, Ausoni, Emergeti, Pelasgi, insomma un sacco di altre, perché sapete, sono tutte queste popolazioni che rappresentano il cosiddetto livello zero della complessa etnografia, diciamo, italica, no? Secondo, e danno origine a cosa? All'età dell'oro di questo territorio, che è la fase del periodo magnore, un periodo splendido, magnoreco o megalo-ellenico che a dir si voglia, in cui ci sono stati in questo territorio dei personaggi straordinari che a loro volta, vi ripeto sempre, non trovano dimora nei libri di testo e nella storiografia ufficiale. Ma chi sono questi personaggi? Sono straordinari, ho perso il filo ma non fa niente, sono straordinari, parliamo Zaleuco, primo legislatore, questo, parliamo di Ippi, il primo storico d'Occidente, parliamo di Teangeli, il primo che parlò di Omero, tra virgolette, parliamo di Pitagora di Reggio. Ebbene, il professore Castrizzi, che è uno studioso di primissimo livello, non è piaggeria, lui lo sa che io lo stimo tantissimo, ma credo che la stima sia incondizionata da parte di tutti quelli che conoscono e di tutti quelli che leggono i suoi scritti. Bene, Castrizio sostiene, sicuramente, probabilmente, non voglio osare dire, ma probabilmente ha ragione, lo dimostrerà, che Pitagora di Reggio, quindi lo scultore, discepolo di Clearco, non il famoso Pitagora, d'accordo? Il più famoso, diciamo così, di Leone. Bene, che lui sia appunto lo scultore, quello che l'autore delle sculture dei bronzi di Reggio. E non è una cosa, appunto, irrilevante. E poi due figure, signori, consentite, questi stiamo parlando sempre di radice, certo c'è questo filo di grecità, d'accordo? Siamo epoca magno greca,
Fitone e soprattutto Gaio Antisio Origine. Fitone, eroe, eroe di Reggio, siamo 387-386 a.C. Sono 11 mesi di dura lotta contro i Siracusani. Siracusa, dovete sapere che era una potenza straordinaria nell'antichità, era quando è caduta, per opera del IX secolo, per opera degli arabi, è sembrata una cosa impossibile, è caduta Siracusa, poi se sbaglio correggimi caro Daniele, sembrava una cosa straordinaria, impensabile. Ebbene, Dionisio I non ha pietà per gli eroi, fa, dopo che 11 mesi fa addirittura intorno alla fortificazione i militari, i difensori strenui di Reggio si nutrono addirittura dell'erba intorno alla fortificazione e poi lui fa mandare dei buoi a pascolare per far morire anche quell'erba che c'era là. Quindi una cosa stranissima, il Fitone viene gettato dalla torre e dopo aver assistito alla stessa fine del proprio figlio. Gaio Antistio Regino è un personaggio che io invito pure a digitare su Google, è un personaggio straordinario, dici tu, ma lo dici tu, non lo dico io, c'è scritto. Anzi, l'ha detto Giulio Cesare nel 52 a.C. Nella famosa battaglia di Alesia, lui scrive che Gaio Antistio Regino, che era un legatus, quindi un generale, lui comandava 6.000 uomini, non era un semplice soldato, con tutto rispetto per i semplici soldati, per i soldati semplici, d'accordo? Lui, d'accordo, diventa determinante. Giulio Cesare dice che lui è stato determinante in questa battaglia. E vi posso assicurare che secondo alcuni storici questa battaglia di Alesia è considerata la stessa stregua della battaglia famosissima di Poitiers del 732, se non vado errato, o di quella di Lepanto del 1571. Quindi stiamo parlando di battaglie veramente leggendarie, di personaggi leggendari. Mi avvio quasi a concludere, filo di grecità, ma perché? La reconquista, diciamo così, tra virgolette, bizantina, cosa è? Cioè i bizantini chi erano? A parte il fatto che bizantini è un termine errato, ve lo metto per iscritto, loro si chiamavano romei, bizantini, che questo studioso Hieronymus Wolf nel 1500 errotti, che dice parla di Bisanzio perché questi bizantini, dice però diciamo c'era una giustificazione per differenziarli questi dal bizantini dai greci, diciamo un po' dai per differenziarsi dal classicismo, dall'epoca classica, diciamo così, quindi diceva bizantini, però loro erano romei, loro si definivano romei, cioè romani d'oriente, però attenzione, di lingua e di cultura greca, d'accordo, lingua e cultura greca, e lingua, cultura e aggiungo un'altra cosa, è culto bizantino, questo culto bizantino che è stata un'arma, cioè da dire, potentissima anche per la conservazione della lingua. Perché? Perché quando arrivano i Normanni, che nel 1059 conquistano Reggio, nel 1071 conquistano Bari, quindi conquistano sostanzialmente l'intero Meridione, poi si fanno un patto con la Chiesa, eccetera, come succede molto spesso, devo dire, insomma, e allora alla fine danno consentono che loro governino appunto l'estrema punta, la Calabria, poi la Sicilia, comunque il Meridione. Dicono sì, però tu devi latinizzare, quindi c'è questa latinizzazione, d'accordo? Adesso non siamo qui a dire giusto, sbagliato, eccetera. Però che succede? La grecizzazione era talmente forte, radicata anche per ragioni cultuali. Infatti il rito viene soppresso a Bova nel 1572-73, siamo quindi dopo la caduta di Reggio, oltre addirittura 500 anni. E non vi dirò perché poi in realtà questo rito sopravvive non per bello, perché tanto non è la cosiddetta diocesi greca, ma perché vi dico tutte queste cose che ho perso il tiro? Vi dico tutte queste cose perché per dirvi quanto era radicato questo fil rouge, quantunque diciamo sottile, però robusto e interrotto. Due parole sono che ho finito. Lo dico sempre, questi personaggi li menziono sempre perché sono dei personaggi straordinari, perché io menziono forse queste cose che voi non le vedete scritte, se le invento, no, vi prego di documentarvi. Balla Melonzio Priato, li nomino sempre. Questi sono due, tra virgolette, emeriti sconosciuti in un certo senso, sono conosciuti soltanto perché sono stati maestri di Petrarca e Boccaccio. Petrarca, chapeau, precursore dell'umanesimo, per carità. Ma lui era paupernicus,
in greco, lui non conosceva il greco. E il suo maestro è stato appunto Barlam. Ebbene, ma Barlam, che era una delle menti più erudite del 300, volete che non sia da annoverare tra i precursori dell'umanesimo? Lui e Leuzio Pilatro sono stati il primo attore dell'idea dell'Odissea, signora. Ma cerchiamo di fare un pochettino di giustizia, perché noi quando facciamo i convegni li facciamo per questa ragione, per cercare di tenere vive quelle che sono le vere radici del territorio. Perché certamente adesso noi siamo in una fase in cui non abbiamo neanche voglia, per mille ragioni, di venire, anche se oggi vi ringrazio tutti veramente, il pubblico folto che nobilita questo nostro incontro, quindi siamo molto compiaciuti per questo. Ma tante volte dice sì, ma possiamo fare convegni, eccetera. Attenzione, però ci sono delle cose che bisogna sapere. I ragazzi, io quando qualche volta tengo qualche piccolo incontro, qualche piccola conferenza, nelle scuole, io ribadisco sempre questo, indipendentemente da quello che voi farete da grandi, cari amici, indipendentemente da questo, da quello che voi farete, voi dovete conoscere le vostre storie, le vostre radici, perché sono importanti. Noi, questa terra era al centro del mondo. Comunque, concludo dicendo solo una cosa. Quindi, cosa volevo dire in estrema sintesi? Che c'è questo filo di grecità che ci accompagna fin dalle origini, fin dal mito. E quindi, se dovessimo utilizzare per questo territorio nostro la cosiddetta metafora, dell'albero, ebbene, sicuramente la grecità, perché qua, attenzione, è stato un crocevia di culture questo territorio, questo lo voglio dire, per amore del vero, e perché magari qualcuno potrebbe dire, ma crocevia di culture, quindi noi abbiamo, ma crocevia, e lo si vede anche dal punto di vista strettamente linguistico. Noi abbiamo molti francesismi, abbiamo germanismi, abbiamo spagnolismi, ma il tronco è costituito da questa grecità, inossidabile, d'accordo? Quindi, grecità da far risalire poi in definitiva a cosa? Quella cultura, senza voler fare alcuna gerarchia, perché le culture non sono gerarchizzabili, a quella cultura che è stata l'elemento fondante, consentitemi, nella formazione della civiltà occidentale. Ho finito. Spero di non essere dilungato e di avere. Ringrazio sì, il dottore Boruto e la dottoressa Crea, grazie per la vostra partecipazione. Come ringraziamo tutti i presenti, no? Ho voluto fare questo excursus storico che spero. Mi siete apparsi un po' coinvolti, scusate l'immodestia, mi siete apparsi un pochettino coinvolti, perché vi ripeto, io ogni volta mi trovo magari in qualche scuola a parlare, io dico sempre ragazzi una cosa. Voi potete ambire a fare il medico, l'avvocato, ma qualsiasi altra cosa, nella vita. Ma è fondamentale questa cosa, che voi conosciate meglio le vostre radici, perché sono radici importanti e perché questo territorio è stato al centro del mondo e non solo nella fase magno-greca. E anche per rispetto, per rispetto ai nostri padri. Quindi facciamo anche un servizio, etico, e morale. Quindi adesso ho veramente concluso e do quindi la parola a qualcos'altro, se non sbaglio, perché non ho la locandina, se non erro, adesso cedo la parola appunto a Rosalina. Cosa dobbiamo fare? Ah vabbè, magari questo non si, d'accordo. Allora facciamo così. Adesso cedo la parola a Rosalina che modererà il dibattito, che speriamo ci sia, attenzione, io ho detto delle cose. Io so che il professore Castrizio sarà a nostra disposizione dopo che lui farà vedere il suo video, dopo il suo intervento. Nel mio piccolo sono a disposizione anch'io. Quello che ho detto, io lo confermerò e cercherò di non smentirlo. Quindi cedo la parola adesso a Sofia, che farà anche avvierà il dibattito. Sì, un attimino. Voglio consegnare una rivista che è pubblicata, edita da Roberto Franco Toscano, perché nomina sempre Barba, la rivista Barba. Neonato di Leonzio Pilato. Ma Leonzio so che è molto, ci sono altri che si esprimono, però. Io introdurrò brevemente il professore Castrizio, per me è un onore, lo conosco da quando ero iscritta alla facoltà di lettere all'Università degli Studi di Messina. E allora, a proposito sempre di personaggi straordinari, riallacciandomi alle parole del dottor
Sant'Antonio Toscano, e abbiamo uno appunto vivente, uno studioso straordinario di primo livello. Il professore Eligio Daniele Castrizio è un profondo conoscitore del mondo antico e bizantino, è stato docente nel Regino ed è professore associato di numismatica presso l'Università degli Studi di Messina. Vincitore di diversi premi, borse di studio, dottorati di ricerca, ha collaborato al progetto Dracma finanziato dall'Unione Europea, esplica attività di conferenziere presso università, scuole, associazioni culturali e per il Comune di Reggio Calabria sulla numismatica e sulla tutela del patrimonio archeologico. Ma passiamo gradualmente dal tratteggiare il profilo dell'esimio professore, ma è per scoprirne infine anche un volto diverso, quello del padre Daniele Castrizio, perché se da una parte esiste un uomo di grande cultura, specializzato in archeologia classica e medievale ed esperto in numismatica, dall'altra vi è anche il pastore di anime presso la chiesa ortodossa di San Paolo dei Greci di Reggio Calabria. Ha partecipato a diversi scavi archeologici, ad esempio ad Antino in Egitto, magari ce ne potrà parlare anche nel suo intervento, ha pubblicato numerosi articoli e saggi, tra cui i bronzi di Riace con ipotesi ricostruttiva, collabora come antichista con varie testate, riviste, enti, emittenti, insomma Daniele Castrizio è un uomo a tutto tondo, versatile e profondo conoscitore dell'istoria vite. Avevo preparato un intervento più lungo, ma cercherò di essere più breve e passerò subito la parola al professore Castrizio. Abbiamo un intervento del professore Farosulli. Sì, ci presentando poi tutti, buonasera. Io mi attrezzo pomeriggio con la poesia e con la musica, però mi sia consentita una brevissima considerazione. Ogni uomo dovrebbe essere fiero della propria appartenenza ad un gruppo etnico assurdo alla dignità di popolo. Ed ogni popolo con altrettanta fierezza dovrebbe salvaguardare le proprie radici, la propria identità culturale, affinché di esse, nelle generazioni venture, rimanga indelebile orma delle tradizioni, della poesia, della musica e nel canto. Grazie. Adesso passo a farvi sentire un brano, è un omaggio alle mie radici e alla gente, al popolo africano, cui vado orgoglioso per l'appartenenza. Grazie. Sonaturi di chi
Yeah.